Ciao a tutti, sono Kumishire, sono una fumettista specializzata in fumetto storico giapponese, quindi anche in mitologia e folklore. Sono partita a fare fumetti con Kitsune Toneko nel lontano 2016, che è partito come webcomic e poi è diventato un fumetto cartaceo grazie a un crowdfunding. Al momento Kitsune Toneko non è qui perché le copie sono andate tutte vendute. Però sto lavorando adesso a un reboot e a un sequel che usciranno, si spera, l'anno prossimo. Nel frattempo però ho pubblicato tante altre cose, tra cui la saga principale Yukidama, che quest'anno finalmente finisce con l'uscita dell'ultima light novel che verrà pubblicata per Lucca. E poi ho fatto anche delle one shot, tra cui Onryo, che è ambientata invece nella Tokyo degli anni 80, perché volevo uscire un po' dai miei canoni soliti. E a questo Lucca, tra l'altro, uscirà il seguito, Onmyoji, che è sempre ambientato nel 1986. Ho fatto anche diversi artbook, tra cui l'artbook di Kitsune Toneko, che ovviamente è andato tutto sold out, mi dispiace. E un altro artbook erotico, che al momento non è qui, perché lo stesso è andato sold out. Ma che uscirà di nuovo in ristampa con cose inedite, sempre a Lucca, con il nome Shunga Collection. Adesso mi sto specializzando tantissimo nella mitologia, quindi faccio diverse illustrazioni a tema Materasu, Susanoo e altri vari dei. E anche nel titolo, per esempio, Onryo e Onmyoji, è presente la dea Izanami, la regina del regno dello Yomi. Di solito vengo accompagnata in fiera dalla mia piccola dea personale, che è Amaterasu, la mia Akita. Ma girati! Lei è la mia compagna fedele delle fiere. Con me di solito la potete sempre trovare a Lucca, sotto il tavolo. Seguitemi sui social, sia su Instagram che su TikTok, che anche su Facebook. Io vi aspetto. Io sono Angela, in arte Angi MC. Sono un'illustratrice e una fumettista originaria della Sardegna, ma di Firenze. Adoro tutto ciò che è storico, sardo e anche un po' strano, visto che mi piacciono moltissimo i centauri, le sirene e anche un po' angeli e demoni, perché no? Il primo fumetto è Il Dio del Fiume, uno dei vincitori della 24 pagine comic fatta un po' di anni fa. È stata un po' una scoperta, visto che inizialmente volevo solo essere un'illustratrice, ma ho capito che mi piaceva raccontare le mie storie. Attualmente ho un fumetto con la casa editrice Astromica chiamato Miracles Coast, di cui c'è qui un'illustrazione. Una storia ambientata nell'Inghilterra degli inizi dell'Ottocento, ma con il particolare aspetto che si parla di guerra tra angeli e demoni e della possibile unione di un angelo e un demone per un obiettivo comune. Altri progetti che ho in corso sono Cuori di Seta, di cui purtroppo non ho ancora niente. Un progetto con Francesca Maria Gelli, che è la mia sceneggiatrice. Una storia un po' originale, perché parla di due ragazze, una sarda e una giapponese, che si incontrano nel 1800 con in comune l'amore per la seta e per la pittura su tela. Come potete vedere, accanto ai gattini, i dadi di D&D, perché come master li dovevo disegnare almeno una volta. Per il resto lavoro in acquarello e niente, sono un amante della storia e del costume.